Sono qui come avvocato e come deputato perché sento la necessità di sensibilizzare la città, tutte le forze sociali di questa città, non solo i magistrati, gli avvocati, non solo gli operatori, ma credo che la giustizia penale, anzi sono certo, interessi tutti, perché la ricaduta sociale che ha lo stallo della situazione che si è creata relativamente al Palazzo di Giustizia, credo che abbia una ricaduta molto molto dura e pesante sulla vita della nostra città. Ecco il motivo per cui ho sentito l'esigenza di coinvolgere tutti, perché non credo che la sensibilità riguardi soltanto le opposizioni o alcuni partiti piuttosto che altri. Mi piacerebbe che in questa partita, dove tutti sono interessati, ribadisco, ci fossero i parlamentari del Movimento 5 Stelle, i parlamentari della Lega, che pure qui hanno avuto, parlo del Movimento 5 Stelle, un successo elettorale importante, ma il successo si deve tradurre in un'azione a tutela dei territori che i parlamentari rappresentano. E io mi sento responsabilizzato dal ruolo che ho, che mi hanno dato i cittadini baresi, e vorrei quindi che domani alle 11 presso il Palazzo di Giustizia ci fossero anche parlamentari del Movimento 5 Stelle, perché possano insieme a noi convincere il Ministro ad assumere poteri straordinari che l'eccezionalità della situazione sicuramente giustificano, tali da consentire l'immediato reperimento di una sede idonea. Perché l'avviso pubblico che è stato fatto con l'individuazione di un immobile, sappiamo che cosa è accaduto e non voglio tornarci, è accaduto 2 mesi fa quando trionfalisticamente il ministro in aula disse: ho risolto il problema in 3 giorni, alludendo al reperimento della sede di via Oberdan. Sappiamo cosa è accaduto, quanti problemi aveva quella sede, tutti puntualmente rilevati in aula. Credo che un atteggiamento così superficiale e irresponsabile da parte di un rappresentante del governo non si sia mai avuto nella storia della Repubblica, e di questo bisogna tenerne conto, perché credo che sia arrivato il punto finale, come su tante questioni che oramai si stanno snodando nel nostro paese e che sono arrivati all'ora X. Stamattina sono stato all'Ilva. Anche lì abbiamo una continua serie di rinvii e non abbiamo decisioni. Sul Palazzo di Giustizia di Bari non abbiamo decisioni. Vogliamo sapere il governo che cosa intende fare. Subito, in fretta, perché la città non può aspettare, e soprattutto è indispensabile restituire alla giustizia penale la sede dove svolgere proficuamente il loro lavoro. Noi abbiamo tantissimi bravissimi magistrati, una procura che funziona, e questo colpo terribile che è stato inferto dal governo alla giustizia barese, credo che non solo, voglio dire, scusate il gioco di parole, gridi giustizia, che sia indispensabile in tempi rapidissimi che la soluzione venga individuata. Ma rapidissimi significa ore, giorni. Qualcuno mi ha rimproverato, dice: ma dove eri finora? Beh, io ero in aula a difendere questa comunità e soprattutto a fare di tutto perché le scelte del ministro non fossero, come dire, non producessero danni, come purtroppo puntualmente accadute, come avevamo previsto. Noi abbiamo un sindaco che, come voi sapete, ha una competenza assolutamente inesistente in materia di edilizia giudiziaria. Anzi, vorrei ricordare che il governo Renzi è quello che ha trasferito le funzioni relative alla manutenzione dell'edilizia giudiziaria in capo al governo e non più ai comuni, perché fino al 2015 erano i comuni ad occuparsi della manutenzione degli edifici adibiti ad edilizia giudiziaria. Ora, il sindaco di Bari, per consentire l'utilizzo dell'immobile nei prossimi giorni, si è assunto la responsabilità, lui sì, mettendoci la faccia, di sospendere la revoca dell'agibilità dell'edificio, quindi consentendo il materiale ingresso, perché se quella sospensione fosse ancora efficace, qui non potremmo consentire a nessuno, neppure agli operai, di entrare in questo edificio per le operazioni di trasloco che sono indispensabili. Ebbene, De Caro si è assunto questa responsabilità, cosa che il ministro non ha saputo e non ha voluto fare, e si becca pure i rimbrotti da parte del ministro. Siamo all'assurdo, siamo alla follia, è tutto surreale, credetemi, è tutto surreale. La nostra richiesta è quello che ho detto, cioè quella che il ministro immediatamente assuma poteri straordinari, individui l'immobile rapidamente, quello che è, che sia pubblico, che sia privato, lo faccia, lo può fare, è nei suoi poteri, lo può fare immediatamente, e non troviamo scuse sui costi, perché in realtà noi non abbiamo detto di nominare un commissario, come qualcuno come dire, ha pensato che volessimo fare in maniera strumentale. Noi abbiamo detto che il ministro stesso assuma il ruolo di commissario e individui rapidamente l'immobile. Credo che sia una cosa di buon senso che si può fare molto rapidamente. La nostra posizione è quella di, diciamo, auspichiamo che il ministro
prima o poi esca da questa campagna elettorale continua della quale non riesce a liberarsi, perché non si rende conto che il problema è la scelta del nuovo palazzo. Perché se lui avesse impiegato proficuamente questi quasi 3 mesi di tempo e non li avesse invece sperperati portandoci al punto di partenza dopo quasi 3 mesi, e avesse indicato però realmente, concretamente, la scelta del nuovo palazzo, tutte queste polemiche, queste diatribe, non avrebbero avuto ragione di esistere, perché ognuno avrebbe avuto già il suo spazio. Sono passati quasi 3 mesi. Se il ministro avesse assunto poteri straordinari in capo a sé, come gli era stato suggerito e sollecitato da tutti gli addetti ai lavori, oggi noi avremmo già il nuovo Palazzo di Giustizia e avremmo già i giudici al lavoro nel nuovo Palazzo di Giustizia. Invece ci troviamo ancora al punto di partenza, perché ovviamente sono stati sperperati 3 mesi di tempo, e quindi c'è questo problema. Ma il problema della permanenza, della proroga, è un problema che si è imposto per l'inerzia del Ministero, e quindi il problema è lì. E la indicazione, la scelta reale del nuovo Palazzo di Giustizia è su quello che si deve concentrare, non sulle polemiche da campagna elettorale che alla collettività, ai cittadini, non interessano. Quando è venuto il 7 giugno il ministro ha detto io ci metto la faccia, secondo voi ce l'ha messa o no? E non so se ha messo la faccia o una maschera da clown, perché non è possibile, perché ripeto, quella storia della scelta, poi della revoca sulla base di ragioni che noi avevamo evidenziato dal primo giorno, significa, secondo me, svolgere una politica fallimentare, perché non hai ascoltato le parti, non hai, diciamo, concertato alcunché. Ma io non dico che doveva concertare, doveva quantomeno tenere in considerazione quelle che erano le riflessioni che venivano dagli addetti ai lavori, che sicuramente non hanno interessi politici, non hanno interessi di partito, magistrati, avvocati, cancellieri, non gli interessa nulla di tutto questo, di tutto questo circo che sta girando intorno a questa vicenda. Interessa il funzionamento della giustizia. Se ci avesse ascoltato avrebbe capito dal primo momento che non si può trasferire un palazzo di giustizia con le scorte dei detenuti, le traduzioni, con i cellulari, in un luogo dove c'è un passaggio a livello che imbottiglia tutto e tutti, blocca tutto e tutti. Era elementare, era una scelta, diciamo, elementare, che avrebbe capito anche un bambino delle scuole elementari. Invece no, lui si è incaponito nell'andare avanti per la sua strada, nel non voler assumere poteri straordinari, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, sono passati praticamente 3 mesi e noi siamo in mezzo a una strada con la giustizia penale sospesa fino ad ottobre, ma probabilmente anche oltre ottobre, visto che non è stato fatto alcunché. Io ho già dichiarato che l'emergenza, piuttosto che ritenersi attenuata, si è ancora di più acuita, nel senso che noi oggi siamo con un futuro ombroso, cioè non sappiamo dove finirà la giustizia penale a Bari, perché non siamo stati ascoltati quando facevamo ricorso, appello alle procedure straordinarie. Noi abbiamo presentato anche un disegno di modifica del decreto legge che attribuiva al Ministero poteri straordinari, proprio perché eravamo consapevoli che con le normali procedure e i tempi della burocrazia oggi saremmo stati al punto in cui siamo, cioè a zero. A Bari oggi la giustizia penale è ferma. La proroga va bene, è una scelta di opportunità che nasce come figlia della causa madre, e cioè che con quei tempi non era possibile pensare che si potesse risolvere il problema dello sgombero del Palazzo di Via Nasi. Non erano state tenute in conto alcuni problemi tecnici, logistici e pratici. Ci auguriamo che la questione venga depurata dal dibattito politico, dalle dinamiche politiche, come io avevo chiesto inizialmente, e che tutte le istituzioni siano chiamate alle loro responsabilità, preoccupandosi di un tema che riguarda il cittadino, non gli avvocati, non i magistrati, il cittadino, che ha diritto ad una giustizia giusta e che funzioni. Oggi a Bari la giustizia penale, ripeto, non funziona, e l'emergenza si acuita in generale, perché se noi abbiamo avuto
raggiunto l'apice con via Nazaran. Non pensiamo che gli altri uffici giudiziari a Bari siano in condizioni migliori, perché abbiamo Piazza De Nicola che sta gridando un allarme da troppo tempo. Allora noi chiediamo allo stesso tempo che con poteri straordinari, con procedure straordinarie, si vada verso un'accelerazione della soluzione definitiva, quella che vogliono, cittadella, non ci interessa, purché subito Bari possa ricominciare a sperare in una giustizia giusta. Fra un mese scade il termine del decreto legge, convertito in legge senza emendamenti, e non potrebbe essere prorogato perché sarebbe incostituzionale. Già è dubbia la legittimità costituzionale del decreto, figuriamoci se pensano a prorogarlo. Quindi il 1 ottobre dove si andrà? Come si farà? Non possono pensare, come abbiamo detto più volte, che la giustizia penale possa contare su via Brigata Bari e la ex sezione distaccata di Modugno. Quella non è una soluzione, quella è una non soluzione. Anzi, è una situazione che peggiorerà la macchina della giustizia penale a Bari.